Sono sempre così silenziosi nell'ora di immagine, maestra Alessia? No, non sempre, richiamo il silenzio molto spesso. Qui è nato il carnevale, lo sapeva che è nato qui a Villafranca il carnevale? Dalle canossiane? No, non lo sapevo, è una novità per me. Voi portate avanti una tradizione importante. Da questo punto di vista sì. Come nasce questa attività? Ma abbiamo pensato di vivere il carnevale in maniera diversa dai soliti carri, dai disegni fatti in classe e quindi abbiamo pensato di fare noi, fabbricarci le maschere. Un'attività che vi ha portato anche un po' a riscoprire la manualità, questo è il senso un po', io credo, della vostra attività, la manualità e nello stesso tempo però anche la capacità espressiva in un momento così, così bello come il carnevale, no? Sì, soprattutto la manualità perché i bambini di oggi sono i bambini 2.0, quindi hanno molta difficoltà con il lavoro manuale, cioè l'hanno perso, cosa che magari per noi era una cosa facile e anche magari monotona. E loro sono bravi con la PlayStation, con il DS, con i Game Boy, però se la cavano bene, anzi è una cosa piacevole e possono intavolare delle chiacchiere anche produttive. E poi c'è il materiale povero. Sì, l'utilizzo di cartoncini che avevamo nella scuola, hanno portato carta da cucina da casa e quindi ne hanno consumata anche poca, perché solo quella che serviva, quindi c'è il rispetto anche del materiale usato. Marianna, che bella maschera che hai fatta, tutta tu? Sì. Tu verrai vestita al carnevale qui? Sì. Come ti vestirai? Cosa ti piace? Credo che quest'anno mi vestirò da strega. Emanuele da cosa si vestirà? Da ninja. Sofia, tu ti vestirai quest'anno? Penso da ballerina di flamenco. Quella, come mai? No, perché l'anno scorso mi ero vestita così, mi era piaciuto quel vestito. Ti piace ballare anche? Sì, faccio danza. Le porteranno a casa, sfileranno, perché anche qui a Villafranca so che c'è la sfilata, no? Sì, c'è la sfilata, anche noi facciamo una sfilata nostra nella scuola con una bella tombolata, però penso se le attaccheranno in camera da quello che loro dicono. Beh, diciamo che è una giornata movimentata e dir poco, ma qui le giornate sono sempre così. Sono sempre movimentate. In occasione del carnevale invitiamo mamme e nonne a dedicare un po' di tempo ai bambini e fare insieme un dolce tipico o un piatto tipico del carnevale, della nostra tradizione. E in alcune sezioni vengono impastati gli gnocchi, qui da noi vengono impastate invece le tagliatelle, e le frittelle, i galani, e abbiamo, diciamo, realizzato con delle nonne anche dei coriandoli di carnevale e delle mascherine colorate. Fate un sacco di roba qui? Sì, questa mattina proprio ci dedichiamo alla cucina. Non solo per le telecamere, perché è tradizione, no? È proprio una tradizione. La settimana prima della festa di carnevale invitiamo proprio le nonne. La direttrice se li ricorda i suoi carnevali? Certo, io li ho passati qui, i miei carnevali. Esattamente, anch'io festeggiavo il carnevale in questa scuola, venivamo in occasione vestiti in maschera e si faceva con le nonne e le mamme la stessa tradizione di creare dei dolci o dei piatti. Buongiorno a tutti! Buongiorno! Non ho sentito, buongiorno a tutti! Duilio, Castellano, Villafranca, tradizione nelle scuole, rigorosamente nelle scuole, giusto? È il minimo che possa dire, fiero e orgoglioso di essere un umile servo per i bambini a carnevale. Tanti anni? No, solo 22 anni per adesso, dai. Se Dio mi concederà di andare avanti. E se poi qualcuno ti darà anche l'opportunità di continuare a farlo, no? Perché è una, insomma, faticosa e poi anche ci metti del tuo. Ci metto del mio e dopo con rispetto, ringraziando Dio anche che ho la produzione della mia azienda che mi dà la possibilità di staccare dall'azienda per 2 settimane, mi prendo 2 settimane in ferie, però
l'ho sempre fatto con amore e rispetto per tutti i miei bambini. E diciamo che in un mondo targato 2.0 queste sono attività bellissime, ci vogliono? Sì, stavo osservando i bambini e mi godevo nel vedere l'entusiasmo dei piccoli nel godere di queste piccole cose, toccare la farina, impastare, è una forma di espressività anche questa. E poi le nonne che godono tantissimo nel poter trasmettere tradizioni che si vanno perdendo. A Coredo, in Val di Non, come si vivevano i carnevali? Beh, io mi ricordo il mio carnevale, ci vestivano, io ricordo, ho un ricordo bellissimo, mia zia mi aveva fatto il vestito da cinesina e mi aveva attaccato le trecce vere di mia cugina, alle quali io quando ero piccola mi aggrappavo per imparare a camminare. Poi abbiamo fatto la manifestazione in teatro e ho vinto la medaglia d'oro, che custodisco ancora.